Stasera nelle grotte di Toerano si è stappato un vino che è stato messo qui proprio 10 anni fa. Da dove nasce l'idea di questo progetto? Allora, l'idea di affinare lo spumante nelle grotte nasce tanti anni fa, almeno 10 anni fa. In realtà queste che assaggiamo stasera sono le primissime bottiglie che abbiamo posizionato in grotta e sono un metodo classico millesimato 2007. Io in queste grotte ci ho passato gran parte della mia infanzia in realtà, perché mia mamma faceva la guida turistica e quindi io venivo a visitare queste grotte almeno 4-5 volte la settimana, erano una sorta di mia seconda casa. Quando abbiamo prodotto le prime bottiglie di spumante, in realtà avevamo la cantina piena e cercavamo un luogo particolare dove poterle posizionare. Effettivamente pensare alle grotte sembrava una cosa del tutto inaffrontabile, perché le grotte dal punto di vista archeologico sono estremamente importanti. Invece ci fu dato subito il permesso in tempo da record, quindi considerando la bellezza di questo ambiente in cui ci troviamo ora e la possibilità di aver avuto un permesso così speciale, direi che è stata una cosa del tutto eccezionale che continua ancora oggi. Oggi noi festeggiamo le nostre 40 vendemmie, è una grande festa, abbiamo voluto condividerla con gli amici, con chi ci ha dato fiducia e collaborazione in tutti questi anni, ma abbiamo voluto invitare altri produttori di vini e di formaggio da tutta Italia che come noi affinano i loro prodotti in luoghi del tutto estremi e difficilmente accessibili. Infatti abbiamo qui oggi vini che provengono da altre grotte, affinati in cave di marmo, abbiamo formaggi affinati nelle foibe, nei bunker militari, nelle miniere di rame, chi più ne ha più ne metta, ognuno con le proprie difficoltà. Quello che interessa sono sicuramente le condizioni microclimatiche eccezionali che hanno questi luoghi e che sono fondamentali per i lunghi affinamenti, vuoi che si parli di vini, vuoi che si parli di formaggi.